Faccio giusto una piccola opinione personale sul calcio mercato estivo di quest'anno. Dato per cominciare, benvenuto Pipita. Non vedo l'ora di vederti all'opera con la nostra maglia, specialmente in questo momento che abbiamo Rino come allenatore. Vabbè, sì, sicuramente comprarti non potevamo farlo, ci costavi troppi soldi, ma il prestito è il massimo che potevamo fare. Poi, cos'altro posso dire? Beh, sicuramente inutile dire grandissimo colpo di mercato quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Cazzo, se non è un colpo di mercato, anzi. Mi stupirebbe se adesso che hanno preso Cristiano Ronaldo non vincessero il triplete. Se non, io credetemi, anche se sono anche se sono anti-juventino, fidatevi che mi stupirei in negativo se la squadra più titolata in termini di scudetti non vincesse il triplete. Anche se, considerando quanto è stregata la Champions per la Juve, vabbò, vedremo se ce la faranno. Boh, l'Inter ha preso Versalico, ma non mi sembra. Boh, tutti lo danno come chissà che grande colpo, invece per me non è che hanno preso tutto sto gran fenomeno. Ma sicuramente se riescono a prendere Vidal, anzi, adesso vedo se è ufficiale Vidal all'Inter. No, non è ancora ufficiale, però ho sentito che volevano prendere anche Modric, ma con la storia del fair play finanziario proprio prendere Modric non possono. Soprattutto perché chi gli dà quell'ingaggio? Ma chi gli dà quell'ingaggio a Modric? Ma chi glielo dà? Questo è il problema. Prendeva 11 milioni Modric a Real Madrid. 11 milioni. L'Inter non può dargli quell'ingaggio. Bisogna dire poi, tornando al Milan, che con quei Strinic, Halilovic, poi il Pipita, Higuain e tutti quelli che hanno preso, devo dire che per fortuna sul mercato ci siamo anche noi. Cioè ci stiamo muovendo, stiamo facendo qualche cosa anche noi sul mercato. Leonardo come dirigente ha proprio le palle. Poi vabbè, ha restituito Bonucci alla Juve perché lui stesso voleva tornare, però cavolo, è riuscito con le palle a farsi dare in prestito Higuain. Forza Pipita, ti voglio vedere all'opera.